Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo la Degusta Box insieme. Ci è arrivata ieri e abbiamo aspettato per aprirla insieme a voi. Dall'altra parte, Sabri, è dall'altra parte la lama. La lama. Attenta le dita, eh. Ok, bravo, non è andato più in profondità che ecco, sto qua. credo che qua però non l'ha tagliato. Sì, ho tagliato. No, qua, di qua, di qua, 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 qua. Visto che c'è la carta difficile. Perché lo fai dalla parte sbagliata. Ok. Piano. Sì. Ecco, fatto. Ok. E quindi adesso la apriamo assieme e vediamo un po' cosa c'è dentro in questo mese di settembre. Allora, stiamo calmi. Stiamo questo qui che fa vedere che c'è ancora l'ultima possibilità per prendere questa degusta box. Poi qui c'è prova tutti i gusti cereale. E ovviamente a noi dentro la degusta box ne danno uno solo. Poi, wow! Ecco, questo qui è quello che vorrei prendere, che l'anno scorso non sono riuscita e quest'anno lo vorrei prendere. È un calendario tutto da gustare e c'è il calendario dell'avvento della degusta box. Approfitta di uno sconto eccezionale, valido solo per un tempo limitato. Con il codice avvento 2021. Questo qui lo vorrei proprio prendere, poi ovviamente però lo apriamo non prima, ma durante dicembre. Poi qua c'è tutta la roba che c'è. Poi qua c'è la descrizione della roba che c'è dentro, vi dirò i prezzi mentre ve li faccio vedere. Poi qui c'è preparato per pinza alla romana e pizza alla napoletana. E poi le tisane, benissimo, le tisane sono sempre ben accette. E poi la pasta. C'è questa pasta qui, c'è anche uno sconto della granola. Allora, iniziamo da Coop Noodles, questi qui soba, questi qua da preparare in 3 minuti. A me non piacciono molto. Sono costati Ah, bravo. 9,99. Questi qua li potete trovare. Via, basta, no, no, basta. Li potete trovare a 1,99 euro. Tieni, guarda cosa ti do. Poi qui ci sono delle barritas de pan cruyentes. Sono delle barrette di tipo Sono queste grissini. qua? Sì. Ok, allora sono costate 1,50 euro. Non sono costate, si possono trovare a 1,50 euro. Ah, e poi ce n'è un altro, sono due gusti diversi. Ah no, sono gli stessi gusti, ce ne sono due. Poi ci sono le tigelle della Casa della Piada. Dentro ce ne sono sei. E quanto Si possono trovare a 1,49 euro. Poi, soffritto pronto di cipolla. E se vi ricordate, ne avevamo già provato un altro ed era ottimo. Cioè, andava bene così da tenere in caso di emergenza. Però non è che. Ecco, c'è questo qua. Quanto lo possiamo trovare della Knorr? Il soffritto 2,30 euro. 2,30 euro. Sì. Teva. Ci prendiamo una cipolla. Facciamo prima. Poi, Golia Jelly C, vitamina C, ripiene con succo di frutta, caramelle morbide. Naturalmente sapete che io vado a cercare se per caso sono senza glutine, ma non lo vedo proprio scritto. Quindi se per caso ve lo sapete, fatemelo sapere. Lasciateli questi. Non puoi mangiarli adesso quelli. Adesso ti do poi una caramella. La buona caramella? Ok.
Quanto costano le caramelle? Si possono trovare a 1,69 euro. Bene. Giada, apri una caramella. Per Pia. Anche per Giada va bene. E anche per Sabrina. Poi c'è la birra. Questa qui della Kozel. Vediamo un po' quanto fa. 3,5. Una birra leggera. Ecco, si può trovare a 1,50 euro. Poi della Polenghi il latte 100% italiano. Mi ricordo che il mio vicino mi ha detto che forse, però magari fresco, il latte più buono che si può trovare. Mi dici il latte, Sabrina? Il latte è costato 1,39 euro. Si può trovare 1,39 euro. Poi qui c'è la tisana bio. Questa qui è regolarità, perfetta, con finocchio, quella che serve proprio a me. Basta, non 152 caramelle. È naturalmente senza glutine, senza lattosio, è adatta ai vegani e vegetariani. E però è da fare con l'acqua bollente. Dai, dai. Si possono trovare a 1,59 euro. Poi ci sono della Loacker questi chip choc, che sono dei biscotti con gocce di cioccolato fondente. Ovviamente non sono senza glutine. Ovviamente, quanto possiamo trovare questi biscotti? Questi biscotti li possiamo trovare a 2,39 euro. Ma sei sicura? Sì, guarda. 2,39 euro. E cola? Okay, adesso se ne può prendere una. Poi, no, prendi un biscottino. Lo vuoi un biscottino? Te lo apro. Non posso prendere io. No, non hai già finito. Poi della Molino Spadoni, preparato per gran pizza alla napoletana con pasta madre. E dentro ci sono anche due bustine di lievito di birra. Possiamo trovarla a 2,49 euro. Mm. Adesso mettiamo un biscotto. Poi, per la felicità di Giorgia, perché è il suo gusto preferito, ci sono dei succhi all'ace della Santal. Ma posso solo dire per la curiosità ai ragazzi? Oh, sono tutti sbriciolati questi biscotti. Questi qui sono senza glutine. E quanti li possiamo trovare? Li possiamo trovare a 1,49 euro. Ok. Mamma? Bene. Vi faccio vedere i biscotti come sono. Cioè, a pezzi. Ci sono questi spaghetti qui della Granoro. Sono solo grano di Puglia macinato intero. Quanto costano questi? 1,29 euro. Bravissimi. Sì, adesso lasciali lì, stai calma. E per ultimi ci sono questi cerealè, biscotti e 7 cereali della Kinder. Ci sono 6 monoporzioni, questi qua li portano a scuola. A quanto possiamo trovare, Sabrina, i cerealè? 2,49 euro. Questi qua sono il prodotto del mese. Ah, ok. Benissimo, con questo che è il prodotto del mese abbiamo finito di aprire la degustabox. Adesso vi faccio vedere tutto quello che abbiamo trovato e fatemi sapere se voi avete già provato qualcuna di queste cose. Io alcune non le avevo mai viste, altre invece tipo, non so, gli spaghetti cinesi oppure i succhi li avevamo già trovati, li avevamo già presi. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!